Ferruccio Bortoluzzi è nato a Venezia nel 1920. Autodidatta, è un autentico artista veneziano. Possiede una natura inconsueta ed altrettanto inconsueti sono i suoi lavori. Il suo primo studio è alla Casa dei Tre Occhi, alla Giudecca, casa ardentemente voluta da Mario De Maria. E qua comincia la mia vita come pittore, con un piccolo studio. Questo è fatto con, non su tela, ma su un sacco, ed è ancora sporco di carbone, perché quando avevo lo studio al Palazzo degli Tre Occhi e alla Giudecca, molte volte, per non dire sempre, non avevo soldi per comprare la tela, allora usavo qualche sacco di quelli che mi portavano il carbone. È l'unico quadro rimasto. Alla Fondazione Bevilacqua La Masa, poco più che ventenne, espone i primi lavori. Dipinge una Venezia irriconoscibile. Ponti, case cieche senza finestre, penombre. Immagini invernali della laguna, plumbe e fredde. Paesaggi solitari dove si stagliano costruzioni cubiche. Visioni inconsuete, tracciati su sfondi bruno cupi. La pennellata è decisa, dura. Gli accostamenti cromatici, coraggiosi. Assimila diversi linguaggi che fa propri attraverso una personale meditazione. Disegna, su carta grezza, nature morte dall'inconsueta bidimensionalità. Illuminati da bianchi spenti, manichini animano una stanza spoglia. Barche affondano come lame in una laguna piatta e senza vita, che esprime l'angoscia di quegli anni drammatici della resistenza e liberazione. Nella Venezia, entusiasta e fervida dell'immediato dopoguerra, è tra i fondatori del Centro per l'Unità della Cultura, l'Arco, che riuniva pittori, scultori, letterati, musicisti, poeti. È un esiguo gruppo di amici, accomunati da una grande volontà di rinnovamento dopo il provincialismo culturale e il clima opprimente del passato regime. Dal 47 al 54 decise di rimanere in silenzio, preso dall'esigenza di ripensare criticamente il proprio lavoro e di affrontare problemi nuovi. Gli anni 50 segnano l'inizio di una nuova fase nella pittura di Bortoluzzi. In innumerevoli disegni a pastello e gessetto nero sono indagate forme particolari, dominate dai volumi. Il tema della deposizione della croce è ricorrente, quasi ossessivo, espressione di un'intensa spiritualità. E il tema a quel tempo era in particolare le crocifissioni. Nelle rare opere ad olio lo sfondo è creato con colori freddi, metallici, persino scostanti. Croce è vista dall'alto verso il basso come un cuneo piantato sulla terra che emerge dalla massa dei discepoli.
In altre composizioni si stagliano pure masse, figure umane piegate dalla stanchezza, abbandonate su tavole simili a lastre tombali. Ferruccio sembra meditare sulle intuizioni dei maestri del passato, a cominciare dalla luce di Rembrandt. In innumerevoli interni compaiono sedie nere disposte attorno ad un desco vuoto, enigmatica rappresentazione di incontri mancati. Sorprendentemente si avvicina alla cultura nera, affascinato dai poeti afroamericani. In diversi disegni a carboncino compaiono, con singolare preveggenza, i temi della segregazione razziale, della violenza, della negazione dell'uomo. E ancora Venezia, con le sue barche, le altane, i tetti, che gli fornì l'occasione per scoprire nuove forme espressive. I disegni preannunciano la decisione di percorrere nuove strade, opera una scelta originale e decisiva nel modo di esprimersi. Sembra rifiutare le ricerche anteriori. I quadri diventano oggetti, composizioni materiche. Ferri arrugginiti, catene, corde, spranghe, anelli, infissi su pannelli di compensato, danno vita a composizioni assolutamente originali. Inizialmente ai più, quella di Bortoluzzi sembra una stravaganza. Pochi intravedono in quelle opere una ricerca coerente, lontana dalla casualità e dal facile piacere della provocazione. Composizioni che creano scandalo in una Venezia certamente non disponibile ad accogliere nuovi linguaggi. Nel marzo del 2003 la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro ospita una sua personale. Venezia onora un artista schivo ed appartato. Nel fastoso Palazzo Pesaro i materiali poveri e recuperati acquistano una dimensione particolare. Non si sa se ruggine o muffa siano relitti o reliquie, i segni di una tragica decadenza o i simboli di un culto della memoria. Così l'artista presenta i suoi lavori. Vertigine, stupore per questi miei 83 anni. Una vita di lavoro, di ricerca, di solitudine. Il sogno, forse soltanto l'illusione di comunicare ad altri. Drappi neri, corde, nodi che ricordano sai francescani, anelli cui consegnarsi liberi o prigionieri. In questi lavori non troverete volti, effigi, ma simboli, lettere di un alfabeto segreto, personale, indecifrabile. Segni sospesi nel vuoto di forme bizantine, come nel trittico La celebrazione della fine, volutamente ambiguo, altare laico e religioso insieme. Accanto a legni e ferri, degni di attenzione anche altre ricerche di Bortoluzzi. Elegantemente disposte su sfondi avorio, le carte bruciate assumono colori simili a quelli delle lamiere consumate dal tempo. Intensa anche la produzione di collage, realizzati con sottili fogli di carta. È una fase artistica sobria, meditata, che testimonia la curiosità e la voglia di sperimentare che ancora animano il suo lavoro.
misurare l'arte è impossibile. Ultimamente una conferenza all'arte e scienza si è parlato, o sia gli altri hanno parlato a lungo. Una giovane non avrà avuto neanche 20 anni, è intervenuta e mi sono quasi commosso, perché nessuno sapeva veramente, in parole semplici direi, dire che cos'è l'arte. Ma l'arte non c'è parole semplici, è un mistero l'arte. Pertanto la scienza, nella scienza troviamo il 2 più 2 che fa 4, nell'arte 2 più 2 non fa mai 4. E quindi questa è stata la mia risposta.